Radio Baraonda è presentato da... sceneggiatrice, regista e consulente presso diverse case cinematografiche a livello internazionale. Nasce a Mondragone, in provincia di Caserta, ma cresce e la si forma a Milano. È con noi questa sera in Radio Baraonda Antonella D'Agostino. Ma ben trovata, Antonella. Grazie, grazie. Come stai affrontando questo caldo terrificante? Stando in acqua, sempre in acqua. Tanto ho la fortuna di avere una casa a 50 metri dall'acqua. Direi che sei davvero fortunata. Sono attivo bacalà, sempre a mollo. Antonella, tu sei un personaggio particolare, mi viene da dire. Una vita molto intensa. Nasci a Mondragone, quindi nel nostro sud, però i tuoi genitori decidono di mandarti a Milano a vivere con i tuoi zii. Certo, probabilmente sì. Per farti vivere in una realtà, consentimi di dire, anche un po' più protetta forse. Sì, penso di sì, perché io nasco dopo 5 fratelli maschi, per cui la prima femminuccia, ma ero un po' gracile. Mangiavo, ma non ingrassavo mai. Alla fine mia mamma dice, è venuta mia zia da Milano, ha detto, ma io me la porto, lei qui con tutti questi maschi, cioè fammela portare. Infatti avevo circa 4 anni quando mi ha portato con lei a Milano. Prima di addentrarci ti voglio subito presentare l'ospite che abbiamo, che non è un ospite perché lui è di casa, però Antonella si starà chiedendo chi è questo personaggio al tavolo. Penso che Antonella mi conosce molto bene, Francesco Pino, caporedattore del Pignolo, un giornale che conoscono in molti. Devi sapere che lui è un giornalista, insomma, sempre a caccia dello scoop, della notizia bomba, quindi dirà qualcosa sul tuo conto, ma di questo parliamo un po' più avanti. Cerca di essere carino, perché io a volte so essere anche un po' cattiva. Diciamo, ma noi vogliamo verità, che tu sia cattivella, Antonella. Il Pignolo, scandalo al sole, noi di scandali li conosciamo bene. Il Pignolo, grande giornale, tra l'altro lo stampiamo con una, questo è più grande del normale, proprio per i non vedenti, direi. Esatto, esattamente. Sì. Allora, dicevamo, Antonella, ti trasferisci a Milano praticamente adolescente, a casa dei tuoi zii. I tuoi zii sono entrambi parrucchieri, però tu decidi di voler vivere Milano dal centro della città e vai in un negozio, un grande negozio del centro di Via Monte Napoleone. Che cosa succede in Via Monte Napoleone? Succede che in questa via all'epoca non era, all'epoca era non la via più elegante di Milano, quasi la via più elegante del mondo, perché lì c'era tutta la Milano Bene, quando arrivavo nelle produzioni americane erano tutte lì. Tutte queste grandi firme che non erano quelle di adesso, ma erano quelle di allora, ma molto importanti, molto patinate. Succede che io conosco due ragazzi che uno lavorava in un bar e l'altro lavorava in un negozio di tappeti persiani. Diciamo subito i loro nomi, così chi ci segue capisce immediatamente di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Francis Turatello e di Carlo Argento. E mentre invece dove tu forse volevi arrivare a Renato? Ci arriviamo, ovviamente, dobbiamo arrivare a Renato, perché... Lui che lavorava in questo bellissimo negozio di tappeti persiani e che poi faceva anche il boxeur, andava in una palestra da un noto boxeur dell'epoca che aveva vinto credo anche i campioni, non so se mondiali o nazionali, di box, che si chiamava Carmelo Bossi. Ecco, Francis Turatello diventa un boss della mala milanese. Tu sei una persona forse un po' destinata, no, a certe conoscenze, come le hai gestite? Ma non so se sono destinata, io ho il culto dell'amicizia, per cui per me se tu sei mia amica e ti comporti bene, sei un'amica,
anche perché io li ho conosciuti quando erano normali, quando erano degli onesti lavoratori, sì. E quindi era nata questa grossa amicizia, perché poi le amicizie che ti fai a quell'età da adolescente sono quelle che restano, sono le prime amicizie che ti restano, per cui io non avevo niente da dire. Ecco, per ma contro. Questo quando erano dei giovanotti che facevano, sì, dei lavori normalissimi, sì. Quando però poi vieni a conoscenza delle loro attività, non era un problema mio. Ecco, non tu era, hai sempre scisso le due cose. Questo io, ti volevo chiedere, sì, come si fa a scindere una persona da quello che fa con gli altri e quello che fa con te? Per il semplice fatto che, siccome a me non mi hanno mai coinvolta in niente, io non ho mai, dalla loro bocca non ho mai saputo niente, era tutto un sentito dire. Poi io ero sposata con il più grande parrucchiere dell'epoca, di Via Mondo Napoleone, io facevo la mia vita, non mi capitava qualche volta di andare al Cova a bere un aperitivo, oppure al Jamaica in Brera a fare un aperitivo, ma la cosa finiva lì, eravamo legate da questa grossa amicizia da quando eravamo ragazzini a dopo. Poi quello che è successo tutto dopo, per me non è, cioè io ti ripeto, come tu, cioè fai conto che tu sei una mia amica, ti succede qualsiasi cosa, mi chiami e sei in difficoltà, oppure io vengo, a me non mi... Non, quindi tu non eri al corrente di quello che loro facevano? No, ma anche quando sono stata al corrente, cioè con me, io posso, mi sarei ritirata qualora qualcuno di loro mi avesse chiesto di fare delle cose, ma siccome loro mi tenevano alla larga da tutte queste cose e mi esortavano a stare alla larga, okay, da certe cose. Quindi cui, quello che loro facevano non condizionava, no, il giudizio, no, che tu avevi su di loro come persone? No, assolutamente no, assolutamente no. Alle elementari conosci Renato Vallanzasca, poi vi perdete di vista, poi vi ritrovate. Quando accade che vi ritrovate? Ma ci ritroviamo, forse non ci siamo neanche mai persi di vista, perché io quando andavo quando ritornavo da mia zia, perché lui abitava dove questi miei due zii avevano i negozi, eccolo qua, e comunque sia lo rivedevo, e quindi no, diciamo che non l'ho perso di vista quando poi l'hanno chiuso, e quindi di tanto in tanto andavo a casa di sua mamma quando lui la chiamava e gli scambiavo due parole. Ma anche con Renato, cosa vuoi? Io l'ho conosciuto che era poco più di un bambino, l'ho frequentato fino a 14, quindi 16-17 anni, cosa ne so io? Poi a me cosa mi... cioè, non so come la pensate, ma a me non mi interessa niente. Se Renato con me non mi ha mai fatto uno sgambetto, non si è mai comportato male, non ha mai rubato una caramella, io con Renato lo frequentavo, lo vedevo, perché con me si è sempre comportato, diciamo, bene. È stato un personaggio, diciamo, al limite in qualche modo, che si è sempre tenuta sul filo, su quel filo che separa la vita ordinaria da una vita, diciamo, diversa, una vita, sì, straordinaria. Ma a me non interessa, questo a me, certo, non, certo, interessa. Certo, certo, è chiaro. E non entro neanche nel merito, perché io conosco un altro Renato, perciò a me tutto quello che è successo è chiarissimo, dopo. È chiarissimo. E comunque sia, Renato, oggi sono passati quasi 54 anni, è ancora lì che paga, uno dei pochissimi in Italia, senza contare tutti gli omicidi di Stato, tutte le cose grosse che hanno combinato di cotte e di crude, non sono neanche mai entrate neanche 5 minuti in galera, lui sta ancora pagando, non lo so cos'altro deve fare, poveraccio. Sì. Allora, tu mi dici, c'è qualcosa che volevi dire tu? Sì, in realtà io volevo entrare ancora un po' di più nel vivo della questione e magari, diciamo, anche un po' stemperare gli animi con un ritratto magari che va ancora più nel dettaglio, tra virgolette, e quindi volevo fare un po' questa mia rubrica che mi permetterà la signora, si può chiamare un ritratto d'Agostino, in cui abbiamo trovato nella sua vita, diciamo, qualche piccolo mistero che vorremmo, noi del Pignolo, vorremmo in qualche modo risolvere. La signora D'Agostino non ce la conta giusta. È davvero quello che sembra? È umana? È aliena? Ebbene, il nostro giornale ha stilato un lungo dossier su Antonella D'Agostino, tanto da tirarne fuori un ritratto. Scrittrice, sceneggiatrice, regista, consulente presso una casa cinematografica. Come fa a fare tutto questo? È soltanto una? Ha un esercito di D'Agostino che sguinzaglia a piacimento? È data Mondragone, in provincia di Caserta, è cresciuta a Milano, in provincia di Milano. Fateci caso, Mondragone, Milano, iniziano con la stessa lettera che non è contenuta né nel suo nome né nel suo cognome.
nome, coincidenza? Non credo proprio, non credo proprio. Sesta di 9 figli, il 6 non è per caso un 9 rovesciato? Anche questa è una coincidenza, ma penso proprio di no. Prima femmina, dopo 5 maschi, molto strano. Non trovate? Mostra da sempre un forte attaccamento alla terra d'origine e alle amicizie. Da giovane sposa un parrucchiere di Milano, abbiamo detto, molto in voga, in via Monte Napoleone. Questa strada è veramente un monte o è semplicemente una strada? Questo non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Ha ma conosciuto negli anni dell'adolescenza, ci interessa invece tantissimo agli spettatori, quelli che sarebbero diventati gli elementi di spicco della malavita milanese, abbiamo detto, Carlo Argento, Francis Turatello, Renato Vallanzasca, dal quale molti anni dopo diventerà la moglie, autrice di libri, di film, di documentari, una vita davvero piena, una donna di grandissimo spessore e carattere, ma scommetto che una cosa non sa farla, non sa mettere la penna USB nell'apposita fessura al primo colpo, io non ci riesco neanche al secondo e non capisco perché, se il senso era quello giusto, la prima volta non è entrata, probabilmente sono le lobby dei tutori da polso, perché uno la mette e la toglie, quindi il polso va a farsi friggere, è tutta colpa loro, perché ti viene una tendinite, a girare e rigirare devi andare a farti curare e ti dicono ci vuole il tutore, 40 euro, sul pignolo, prossimo reportage, le lobby dei tutori ortopedici. Molto bene, molto lungo. Allora, andiamo avanti. Il mistero si infittisce. Aliena. Lasciamo aliena. Questo sono mistero. A te piace anche un po' definirti Bella Senz'Anima, no? So che è anche una delle tue canzoni preferite. Allora, Bella Senz'Anima c'è stato un periodo, non so, verso i 15 anni fino ai 20, che quando mi accostavo a un locale, questi che soprattutto nel mio paese, perché a Milano i locali mi li facevano vedere col binocolo, non sono mai entrata in un locale perché non me lo permettevano né i miei amici delinquenti e né i miei fratelli sani e lavoratori, per cui io a Mondragone andavo, come arrivavo mettevano su questa cosa di Bella Senz'Anima, perché forse perché a Mondragone non la davo a nessuno. Ma a Milano? A Milano neanche, loro pensavano questa viene da Milano. Ci sta, okay. Ma ci sta che cosa? Antonella, io ho una domanda te la devo fare, perché come me sono sicura che tantissime persone se lo stanno chiedendo. Di cosa ti sei innamorata di Renato? Ma questa è una domanda che non lo so se siete monotoni, ma me la fanno tutti e io rispondo sempre allo stesso modo. Renato, allora, è nato da un forte sentimento di amicizia, infatti dopo quasi 20 anni Renato tramite un giornale mi ha detto guarda che forse tu non l'hai capito, ma io non ti voglio bene come un fratello, io ti amo, mi vuoi sposare? Questo vuol dire che io non mi sono neanche accorta se mi sono innamorata, se non mi sono innamorata. Dopo gli ho detto ma scusa perché ci dobbiamo sposare? E fa perché per onorare questo bellissimo sentimento che abbiamo, così ci vogliamo bene tanti anni, sposiamoci, non lo so. Un matrimonio che è durato 10 anni. Sì. C'è stato un momento o più momenti nella tua vita in cui hai avuto paura di avere accanto un uomo come Renato Vallanzasca? Veramente io avevo più paura delle donne che correvano dietro a Vallanzasca che di Vallanzasca, perché veramente mi hanno resa la vita difficile. Che mi hanno reso la vita difficile sono state le molte donne. Beh, è noto che Renato riceveva 300-400 lettere al giorno da tutto uno spaccato italiano di tutti i ceti, non la casalinga, la professionista, la questa, la quella, cioè non è che lo dico io, ci sono i fatti. Certo. C'ho un garage pieno di dire il bel René, il a lui non René, piaceva ecco. Questo nome a lui non piaceva e comunque non mi ha dato molto fastidio lui, quello che mi ha creato più problemi, che è stato anche il punto di rottura con Renato, sono state tutte, lui le chiamava donzelle, io le chiamavo mignotte. Ecco, davi forse il giusto nome, no? Chiamavi esatto. Le cose con sì, il proprio se nome. Se una a me, una ragazza di 24 anni, mi ha detto ma tu cosa vuoi da me? Io sono innamorata di tuo marito e allora? Cosa vuoi? Io sono innamorata, se lui ci sta io me lo prendo. E cos'è? Una pianta di ciliegie. Ma perché è finita? Per questo motivo qui? No, perché un po' perché è stato molto faticoso portare a casa Renato in quel periodo, perché sono stata sotto un bel po', quasi 10 anni. Voi vi siete sposati che lui era in carcere? No, io mi sono sposata che era in carcere, però io mi sono sposata fuori, al comune di Milano. Sì, no, dico nel periodo in cui lui era in carcere. E comunque mi sono affaticata molto perché non era facile portare a casa un uomo con 3 ergastoli e 260 anni da fare. Ma comunque io provando in 1000 modi che Renato era cambiato, che si poteva dargli una chance, ci sono riuscita e l'ho portata a casa. Per cui Renata è venuta a casa il
primo maggio 2005 ed è rimasto fino a febbraio 2013, sì, se non mi sbaglio. Quindi sempre tutto normale, tutto liscio, però c'era da tribulare con queste un personaggio particolare. Ce n'è stata una che è stata quella che mi ha portato alla rottura. Ti fa specie sentire che comunque tuo marito era un criminale? Era un criminale che giustamente sta pagando. Ce ne sono tantissimi di criminali che non pagano, perciò non vedo questa tua affermazione, ma tuo marito era un criminale. Ce ne sono tanti di criminali che ce li avete parliamo magari. Di tuo marito, sì. Tu sei qui davanti sì, a me, lo so, e quindi però, lo chiedo a te. Queste affermazioni così, no? Era un criminale che sta pagando, che sono certo. 50 e passanni che sta pagando. Quindi secondo me non andrebbe neanche più richiamato, perché ne stanno facendo un martire così. Io non lo chiamerei neanche più criminale. Antonella, stemperiamo un po', vedo pronto in postazione un altro nostro gradito ospite. Pignolo. Devi sapere che ha pagato questo spazio, è per questo che lo facciamo parlare, sia ben chiaro. Pagato? Ha pagato il consigliere di Punta Gandolfo, eccolo qui. Grazie, buonasera a tutti, buonasera a lei sindaca Mariani e buonasera alla sindaca di Mondragone, alla sindaca di Mondragone Antonella D'Agostino, la ringrazio per essere qui. No, assolutamente. Guardi, io mi chiamo sindaca, non dicono che io faccio le pastette. Ah no, guardi. Di pastette? Le conosce. Guardi, anche lui. Volevo dire proprio una cosa, questo alla sindaca D'Agostino. Guardi, anche io ho il culto dell'amicizia, soprattutto. Chissà quante persone mie amiche, e le sto guardando adesso in TV, mi dicono che mi votano e poi magari non mi votano. E io comunque sono ancora loro amico, quindi sono dalla sua parte e dalla vostra parte. Guardi, sindaca, io volevo chiedere una cosa, visto che io sono un grande appassionato dei libri della D'Agostino, che è una grande scrittrice, ecco mostriamo questi libri molto molto belli, devo dire. Francis, ecco, appunto, questa cosa è molto interessante, dottoressa, perché io... è bellissimo, guardi questo. Questo è fantastico, questo qua, Lettere a Renato. È stato dato il film Palazzasca agli Angeli del Male, è uscito da qua quel sì. Bellissimo film. No, è bellissimo, e tra l'altro questa è l'ultima mia creatura. Ecco, Antonella, questa... facciamolo vedere in quella camera, la tua camera. Io, così... La Casalese, tra l'altro... Operazione Spartacus. Dottoressa, dopo c'è una sorpresa che, vabbè, non ne parliamo adesso, non giochiamoci già tutte le carte. Abbiamo 3 minuti alla pubblicità, consigliere, stringa. Sì, volevo chiedere soltanto una cosa, visto che anche noi qui abbiamo scritto un libro, io che piegherei la regia di mandarlo, parla della nostra storia, la storia del nostro comune, la grandissima e gloriosa storia di Punta Gandolfo. Volevo chiedere alla dottoressa D'Agostino, senza leggere questo libro, se è possibile potermi fare una piccola recensione che io poi ritaglio e mi gioco, senza leggerlo. Io direi che i paesaggi sono bellissimi, le descrizioni di questi paesaggi illuminano, portano una certa serenità, quindi io consiglio di comprarlo perché è veramente un libro riposante. La ringrazio. Ma si rende conto che ha avuto una recensione da Antonella D'Agostino senza aver letto il libro? Per me possiamo anche chiudere qua il collegamento. La copertina dice tutto, ragazzi. Le copertine dicono tutto. Allora, per me possiamo anche chiudere. Grazie, consigliere, ci vediamo tra poco. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con Antonella D'Agostino qui con noi. A tra poco. Gente che viene pronta per te, perché Radio. Ci sono dei luoghi fatti per emozionare, noi lo sappiamo bene. È per questo che vogliamo che ogni acquisto sia una grande emozione. Benvenuti da Euronics Gruppo Tufano. Perché acquistare da noi? Beh, semplice, perché vuol dire qualità, assistenza, cortesia e il piacere di concretizzare un acquisto in tutta serenità. Da noi troverai la selezione delle migliori marche e le ultime novità. Sia tu un professionista, un appassionato o semplicemente per la casa e il tempo libero. Euronics, un mondo più avanti. C'erano una volta una vite e un olmo innamorati. La vite cresceva, ogni giorno di più,
avvicinandosi al cielo. Un giorno, sfidando l'altezza, uomini coraggiosi risalirono quella vite per prenderne i frutti e separarla dal suo olmo. È così che nascono i nostri vini e distillati. Una storia d'amore e di tradizione che raccogliamo con le nostre mani, sfiorando il cielo, proprio come una volta. Cantine Bonaparte, storia di un viaggio lungo una vite. Casa Flora, la tua casa. Bistrò con cucina ristorante. Via Gasparri 20, Caserta. Sempre con noi Antonella D'Agostino. Che caratterino, ragazzi. Si dice che più si va avanti più ci si tranquillizza, ma non mi sembra essere il caso di Antonella D'Agostino. Io parto con un'altra domanda, se vuoi arrabbiati. Ok. Allora, hai dichiarato: anche ora che non siamo più insieme continuerò a lottare perché possa uscire dal carcere. Io ti chiedo, come si può volere libero un ex criminale? Dobbiamo sottolineare ex, come dicevi tu prima, che è stato condannato in tutto a 4 ergastoli e 295 anni di reclusione. Allora, ti rispondo subito che già mi sembra una pagliacciata dare... Dal momento che Valanzasca non è un pappagallo australiano e non campa 400 anni, già dargli tutti questi ergastoli, secondo me, perché qualche ergastolo l'hanno dato a Brusca, che è fuori, Brusca e tutti questi qui hanno ucciso Falcone, Borsellino, hanno fatto le stragi, che sono morti decine e decine di innocenti, sono fuori, sono tutti fuori, mantenuti con i nostri soldi, tutti sotto protezione con i nostri soldi. Perché io non mi devo incazzare e devo dire che Valanzasca ha diritto di star fuori dopo 50 anni e passa di carcere? Perché non mi devo incazzare? Tu pensi che 50 anni... Ha pagato ampiamente per la legge, per le leggi italiane ha pagato ampiamente, perché se fossero tutti in galera tutti gli altri che hanno commesso molto di più di Valanzasca, io mi incazzerei di meno. Ma io mi incazzo di più perché vedo tanti bastardi, criminali, assassini, pedofili, schifiati e puzzoni fuori, quando lui, che non ha fatto queste cose. Renato ha sparato lui e ha sparato l'altro, e non è morto nessuno. Sono morti tanti uomini di Renato, ma Renato non si è mai appostato e ha sparato a nessuno. Renato, vabbè, non lo facciamo passare stessi... come un santo, Antonella. No, non lo sto facendo passare, no, assolutamente me ne guarderei bene. Dimmi una cosa, tu cosa saresti disposta a fare per vederlo fuori? Niente, quello che ho già fatto basta e avanza. Ho già fatto tutto quello che potevo fare, adesso tocca alla legge prendersi queste responsabilità e decidere senza fare i conigli. Ma tu sei stata felice con lui? Ma io sono stata felice, sono stata Giuseppe, era una cosa che dovevo fare, l'ho fatta, mi andava di farlo perché era un mio amico, era un mio fratellino. In che senso era una cosa che dovevo fare? Era una cosa che mi sentivo di fare, perché che ne sai tu la mia vita cos'è stata? Se io avevo bisogno per me di aiutare una persona, perché dovevo distrarmi da altre tragedie, esatto, sì. Poi uno vuole sapere troppe cose nella vita, cerchiamo di stare sereni, che si sa un po' alla volta. Allora, caro, vai. Ma allora, io volevo veramente mandare un sondaggio, adesso qua gli animi si stanno scaldando ulteriormente. Secondo me parte la rissa, poi non lo so, possiamo partire. Restiamo nella regia, il sondaggio, per capire che cosa ne pensa il pubblico, che cosa ne pensate di quello che abbiamo appena detto. Il pubblico pensa sì per il 53,4%, no per il 26,2%, no sì 12,6%, sì no 2,3%. Quindi il pubblico è particolarmente diviso su questo punto. Non Antonella, sappiamo bene di quale punto stiamo parlando.
mondo. Capito? No, in realtà il pubblico, quello che ha capito, quello che ha capito. Siamo sempre uniti. Infatti non si capisce veramente niente, ma questo è un po' lo stile del Come Pignolo. Il nostro giornalista lì, diviso. Eccolo lì, consigliere, ma cosa sta facendo? Sta leggendo il libro di Antonella. Si è preso del mio libro, vedi, lui è affascinato da quello che ho scritto. Forse sta guardando le figure, perché non sono bellissimo, no? Molto molto bello, devo dire. Grazie, grazie. Tra l'altro le chiedo scusa, queste cose, queste lettere mi fanno venire in mente una cosa, adesso dico una cosa un po' intima. Le lettere che mia moglie mi scriveva, una volta ho fatto un consiglio comunale che è durato 6 mesi e mia moglie mi scriveva tante lettere, purtroppo, e questa cosa mi faceva venire in mente. Vabbè, vabbè, torno serio. Volevo chiedere una cosa alla sindaca di Mondragone, la dottoressa D'Agostino. Lei, io ho fatto tante cose imbarazzanti, tipo una volta non mi sono candidato, una volta soltanto. Lei qual è la cosa più imbarazzante che lei ha fatto? Non l'ho ancora fatta. Ah, non si è mai imbarazzata. Non ci credo, non l'ho ancora fatta, perché io sono una che pondera molto, sono una precisina, e poi non vi dimenticate che io sono un'aliena. Ah, ecco, quindi gli alieni non possono imbarazzarsi, no, non hanno questa facoltà. Perfetto. Perché sono molto freddi, sono molto distaccati e hanno una crosta diversa. Una razionalità. Esatto, voi rettiliani effettivamente avete questo tipo di struttura. Sì. Io poi vengo da Venusia. Allora, consigliere, deve dire altro? Ci possiamo salutare? Guardi, no, io continuo a leggere, poi ci vediamo dopo. Non andare a sbirciare nelle lettere che scriveva una Balanzasca, la smetta. No, ho visto si anche adegua alle cose del suo comune. Sì, infatti no, io tra l'altro la inviterò e guarda, la dico, poi c'è una sorpresa alla fine, la voglio dire alla fine. La voglio dire alla fine. Allora, Antonella, qual è una trasgressione che tu hai? Non sono ti ho messo una... in difficoltà con questa no, domanda. Non sono una trasgressiva. No, perché ho già fatto tante cavolate nella mia vita, diciamo, nel senso buono. Non amo trasgredire, io sono un capricorno. I capricorni non trasgrediscono. È una cavolata, ce la racconti, che fa? Una cavolata, cosa vuol dire? Magari fate il bagno a mezzanotte, oppure andare dalla D'Urso. Ah, questa è stata una grande cavolata. Eh sì, una grande cavolata. Non lo dirai anche di noi, immagino, no? No, perché se avessi qualche cosa da dire te lo direi adesso. Sono contenta di questo. Cambiamo per un attimo registro e diamo voce alla nostra Manu per il momento moda. Un minuto per immaginare, per ritrovarsi nell'antico Oriente, avvolti da nobili tessuti d'altri tempi. Lei è Rosa De Simone e questo è il nostro minuto caftano. Per me, ripeto, il caftano è un modo di essere, uno stile di vita. Chi indossa il caftano vuole esprimere la propria vita, la propria, il proprio modo di essere. È un abito a 360 gradi. Può essere indossato il giorno per un caffè con le amiche, una colazione, un pranzo informale, un aperitivo, che sia in spiaggia, che sia in barca, ma anche la sera per eventi importanti, quindi è completo. Io mi definisco un abito completo, tu lo indossi, 3 secondi e voilà. Il gioco è fatto. Riprendiamo più o meno da dove avevamo lasciato, perché voi non sapete, ma durante la pausa pubblicitaria Antonella mi ha fatto una confessione. Le ho chiesto se fosse singolo, se avesse un compagno e da quanto tempo si era lasciata effettivamente con Renato, perché vi siete separati in maniera consensuale. Sì. Che cosa mi hai risposto? Che forse non ci siamo neanche mai lasciati. Perché devi è una rivelazione. Ma devi considerare che anche per 20 anni noi eravamo come siamo adesso. Cioè, non è che noi... Cioè, a parte la parentesi di quando eravamo ragazzini, noi per 20 anni, per 30 anni siamo stati come siamo adesso. E perché hai dichiarato quando vi siete separati, finalmente ho divorziato? Beh, sono le cose di donne, dai. Ah, eri arrabbiata. Ancora il periodo delle mestruazioni, allora sono cose che si dicono. Parlavi di una lettera, insomma, di una corrispondenza, di una tua rivale, una? In qualché modo. Una? Di una in guarda particolare che ha minato il rapporto. Di una sì, in particolare. C'è stata una che è stata tosta proprio,
ti racconto un episodio di questa mignon. No, allora. Minotta, si può dire? No, l'hai detto. Non lo so, vabbè, mignon. Si può dire mignon. Lo chiede al nostro Luca, si può dire? Ti sta chiedendo l'approvazione. Questa donzella, si può dire? Questa donzella, di questa donzella. Lui diceva donzella, io dicevo mignon. Mignon. Cioè, questa qui, mio marito, il mio Renato, era, usciva in permesso e andava in una comunità a cercare di rieducare dei ragazzini giovani, dei poveri disperati che erano chiusi in questa comunità, ex tossici, ex avvinazzati, insomma un po' di ragazzi di disperati. Questa qui, niente di meno, quando ha saputo che Renato era lì, è andata lì, ha piantato una tenda lì fuori, ha piantato una tenda, ragazzi, ha piantato una tenda e mio marito ovviamente, ma ancora mio marito, Renato. Non ce la fai proprio a separarti da lui. Renato l'ha vista con questa tenda, insomma è andata un attimo sotto la tenda a rifocillarsi un attimino. È arrivata un'altra signora che era la proprietaria della tenda. Per cui questo povero disgraziato, se, guarda che non è una barzelletta, è una storia, è una cosa vera, lo possono testimoniare anche i carabinieri perché sono usciti pure i carabinieri. Cioè, questa qui, tutte e due sei due pazze, con sta tenda, dico ma siete fuori? E poi secondo me anche questo è un po' una colpa dello Stato perché non dovevano permettere che qualcuno andasse lì con la tenda e si metteva lì fuori aspettando che Renato andava lì e poi arrivata la padrona della tenda, tutti questi Antonella cinema. Ma tu con chi sei veramente arrabbiata? Con nessuno, non sono oggi come oggi non sono arrabbiata con nessuno. Perché se da una parte tutte queste donne mi hanno reso la vita impossibile, a me, a lui gliel'hanno facilitata dentro, perché tutti questi scritti, tutte queste persone che lo tempestavano di cose da mattina e sera, lui tutti questi anni, diciamo che in una maniera sono stati un po' alleggeriti da tutte queste performance. C'è un messaggio che vorresti lanciare? A lui? Ma lui no, perché quale vuoi messaggiare? Lui lo sa cosa penso. Il messaggio lo vorrei mandare più al, ma non solo per Renato, anche per tanti carcerati che sono dentro da tanti anni. Poi non è più, secondo me dopo tanti anni, 30, 40 anni così, non è più giustizia, è solamente una vendetta, non, anche da parte di chi ha ricevuto questo dolo, diciamo, no? La vendetta non è giustizia, chi ti restituisce le cose? La giustizia finisce, subentra l'odio, subentra la vendetta e non si vive bene così. Tu hai avuto una vita piena, non possiamo dire il contrario, alti e bassi sicuramente, ma anche tanto lavoro. Sei una scrittrice, sei una sceneggiatrice, sei una regista. Sì. E tu sei molto fiera dell'ultimo lavoro che hai fatto, ce ne vuoi parlare, questo bellissimo film che tra l'altro è tratto proprio da questo libro, La Casalese, quindi tutta la tua vita ruota un po' intorno a quello che certo. accade nei meandri della mala, sì, in sì, qualche sì. modo. Ma non è, questa non era mala, questa è una grossa, questa è stata l'operazione Spartacus, sì. eccola, è stata una delle più grosse operazioni di polizia mai esistita al mondo, neanche in America un'operazione di polizia. È durata 10 anni. Questa operazione Spartacus fatta in provincia di Caserta è durata più di 10 anni e io ho detto ma cosa c'è qui dentro? Ma fammi andare a scavare. Per 2 anni mi sono letto tutti i fascicoli di questa operazione e ho trovato due personaggi pazzeschi in questa operazione di polizia che qui hanno cercato anche di sabotarmi questo film, la Camorra, morte, spari, qui. Non è vero perché il mio film è fatto su una donna e su un bambino, eccoli qua, che rifiutano la protezione, che non accettano nessun compromesso, né con lo Stato né con la Camorra, perché tu hai sbagliato, devi fare come Valanzasca, devi stare in galera, cioè non devi perché ti penti e ti proteggono e noi ti dobbiamo mantenere. Questo è stato un film denuncia, perché io non accetto nessuna forma di uguale pentimento, devi pentire davanti a Dio, non che ti devi pentire e noi ti dobbiamo mantenere, prima hai ammazzato e poi ti penti. Ma hai parlato di Dio, sei credente? Io sì, molto. Pensi che se esiste il paradiso, immagino che per te esiste, no? Certo che esiste. Esiste anche l'inferno. Ecco, ma per te c'è un posto... Ma tu pensi che per me io possa andare all'inferno perché sono stata amica dei banditi? No, io voglio chiederti semplicemente se secondo te c'è per te un posto in paradiso. Io penso di sì perché ho fatto tanto del bene, ho fatto molto bene perché a me fa bene fare del bene.
poi io soffro pure il freddo, se vado all'inferno tanto piacere. Vedo che sorride anche il nostro consigliere. Ti ridò la parola, guarda, stasera sei fortunato, ritorno sì. Da te. Guarda, le molto... sono in paradiso, le cattive vanno dappertutto, vedete voi. Sì, io volevo chiudere con una grandissima sorpresa, Antonella, possiamo farlo vedere. Antonella ha girato un film proprio dalle nostre parti, che andrà in premiere durante la sagra nostra, nella notte del cupino, possiamo farlo vedere, chiedo alla regia di farlo vedere. La Ponta Candolfese, l'operazione Mangianastro, questo è un film bellissimo. Aspetti, che consigliere, aspetti un attimo, perché Antonella può andare un attimo la copertina del suo libro, gentilmente, eccola qui. La Ponta Candolfese, capito cosa bella, ho fatto? Bella, non è più la Casalese. La Ponta Candolfese. Lei adesso sta facendo un po' finta perché la premiere non hanno parlato tanto, eccetera, ma lei lo sa, è venuto a girarlo nei nostri posti, l'abbiamo finanziato anche un po' noi del comune, con poco. Guarda, 800 euro. Guarda, l'unico finanziamento che ho avuto sono state le caserme gratis, i carabinieri gratis. Ma cioè, ero anche io con lei, lei non mi ha visto. Quindi la ringrazio e poi l'aspetto al mio comune, al nostro comune durante la premiere e la ringrazio. Non la voto perché lei è di destra. Antonella, guardi, io sono di una lista civica. No, di una lista civica. Ma quale civica? Io ho già capito tutto. Niente, non la spunta consigliere con Antonella. Io la ringrazio comunque. Grazie per essere intervenuto al consigliere di... Di Ponta Gandolfo. Ponta Gandolfo, non sempre Ponta il comune Gandolfo. Che non esiste. Allora, vogliamo chiudere? Cosa allora, volevi chiedere ancora? In realtà volevo chiedere una cosa alla dottoressa. Lei ha dichiarato una volta, in un mondo globalizzato che non dà lavoro né assicura benessere ai millennials, non resta che fare affidamento sull'effimero del proprio marchio. La loro identità raramente arriva in superficie, vive nei capillari dei social media, dei reality e dei talent. Questo l'ha detto lei ad Agostino. Non è vero, non l'ha detto. E mandiamo la foto. Io aborro tutte queste cose. Lei, possiamo mandare consigliere, il contributo? L'ha detto lei. Forse all'epoca allora si portava diversamente, però forse devo mettere gli occhiali. Però volevo farle a questo punto una domanda sui social network. Prima abbiamo toccato l'argomento quando abbiamo parlato appunto dei rapporti epistolari con suo marito, con suo ex o attuale marito, e cioè sull'immagine che noi diamo all'esterno, su quello che arriva all'esterno. Prima c'erano i rapporti epistolari e quindi ci si creava un'immagine fantasiosa dell'altro. Oggi con i social network succede un po' la stessa cosa. E cosa ne pensa lei a questo punto di questo Io nuovo mondo? Io penso che di è un gran casino, si è perso un po' tutto, però ci siamo allontanati e siamo più larghi tutti. Possiamo realmente modificare la nostra immagine? Siamo tutti più larghi. Siamo più larghi. Ci allarghiamo tutti. Ci siamo allargati di brutto. E allora con questo allargamento, Luisa, a te la parola, dici un po'. Allora, Antonella, siamo quasi in chiusura. C'è una domanda che ti è stata posta nella vita alla quale hai avuto effettivamente difficoltà a rispondere? No. Guarda, te lo sto dicendo sinceramente, siamo seri. No, perché forse non ho mai trovato nessuno che me l'ha fatto una domanda seria, una domanda un po'... troppo scomoda. No. Le domande sono sempre molto banali, no? Su Renato e tutto quanto così. Non ho trovato una cazzuta che mi ha fatto delle domande da mettermi a disagio. Ecco, tutto qua. Ma niente, mi stai offendendo, però. No, nel senso che non ti devi offendere. Forse c'è poca conoscenza. Assolutamente. E c'è poco tempo per andare a ravanare nelle cose un po' più... Ma non ti devi offendere. Io una cosa però te la voglio chiedere. Chiedimi. Cosa ha pensato la tua mamma e il tuo papà quando hai detto loro sposo Renato Vallanzasca? Fortunatamente non c'erano più. Cosa avrebbero detto allora? Ma mia mamma Renato non gli dispiaceva, dice sempre povero ragazzo, povero figlio, così. Mio papà mi avrebbe dato subito un calcio in bocca e mi avrebbe fatto cadere tutti i dentini. Non avrebbero approvato, beh. No, mio padre. Come no. Dargli torto, dai. E beh, mio padre è mondragonese, così, lavoratore, 9 figli, tutta una situazione così, però penso che col senno di poi avrebbe detto mia figlia sa cosa fa, perché io non ho mai dato fastidio, non ho mai creato nessun problema.
Antonella, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Che progetti hai? Ma ho tanti tanti film in cantiere, ma dopo l'ultima cosa che ho fatto, che a parte questa, a parte l'operazione Spartacus, io quando mi capita lo dico sempre, ho fatto un docufilm al Monaldi di Napoli, che il Monaldi è un'eccellenza di ospedale, per tutto quanto così, ho fatto un film che questo docufilm ha permesso di riaprire un reparto di trapianti di bambini, di trapianti di cuore di bambini che era chiuso da tanti anni. E per cui c'è stato un grande riscontro sia a livello mediatico, sia a livello di iscrizioni, sia a livello di donatori, ed è stato per me, secondo me, questo da Maria e Chiara si chiamava questo docufilm. Se, anche se Gli Angeli del Mare ha incassato svariati milioni di euro, non miei perché ne ha presi la produzione ovviamente, per me il mio capolavoro è stato proprio da Maria Chiara, che ha permesso di far operare questi bambini in attesa di trapianti, secondo me. Questa è una cosa nobile, direi, e sono cose belle e che ti appartengono anche queste, giusto? Si arrabbia da commento? No, tesoro. Okay. E io mi arrabbio per la figura. Allora, siamo arrivati alla chiusura e come è nostra consuetudine, cosa facciamo? Allora ci facciamo un bel brindisi, visto che abbiamo chiuso in bellezza, quindi vediamo un po' se riusciamo a far partire un bel ecco il nostro tecnico, ecco, che si ingegna tecnico con la bottiglia. Eccoci qua. Antonella, tu chi la aprirai? L'apri tu? La posso aprire io? Hai imparato ad aprire le bottiglie? Non so se riuscirò perché fino alla scorsa puntata non lo sapevi fare, ecco qua. No, invece adesso. Ma io sono astemia, cosa devo fare? Devo fingere? Ma anch'io sono astemia, però dai. Ma guarda, ci bagniamo le labbra. A stomaco vuoto mi bagno le labbra, così arriva a casa ubriaca fracida. E allora? Allora, è stato un piacere comunque averti qui, spero che tu sia stata bene. Sì, molto. Sicuramente ci tornerò perché mi è piaciuto, mi sono divertita. E noi ti aspettiamo, però la prossima volta io te le faccio le domande cazzute. E tu però devi rispondere. Certo, perché non ti ho risposto. Però sono stata buona io. No, tesoro, ecco qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Dai, alla nostra. Pignolo, lunga vita, Pignolo, lunga vita, Pignolo, lunga vita, lunga vita a Radio Baraonda. A Radio Baraonda, e invitatemi in questa Baraonda perché ci sto dentro alla grande. Qui per te, Radio Baraonda, la radio che, la radio che, la radio che gira intorno a te. Ci sono dei luoghi fatti per emozionare, noi lo sappiamo bene. È per questo che vogliamo che ogni acquisto sia una grande emozione. Benvenuti da Euronics Gruppo Tufano. Perché acquistare da noi? Beh, semplice, perché vuol dire qualità, assistenza, cortesia e il piacere di concretizzare un acquisto in tutta serenità. Da noi troverai la selezione delle migliori marche e le ultime novità. Sia tu un professionista, un appassionato o semplicemente per la casa e il tempo libero. Euronics, un mondo più avanti. C'erano una volta una vite e un olmo innamorati. La vite cresceva, cresceva ogni giorno di più, avvicinandosi al cielo. Un giorno, sfidando l'altezza, uomini coraggiosi risalirono quella vite per prenderne i frutti e separarla dal suo olmo. È così che nascono i nostri vini e distillati. Una storia d'amore e di tradizione che raccogliamo con le nostre mani, sfiorando il cielo, proprio come una volta. Cantine Bonaparte, storia di un viaggio lungo una vite. Casa Flora, la tua casa. Bistrò con cucina ristorante. Via Gasparri 20, Caserta.